Dunque, come sta andando? Beh, come sta andando? Penso come vedete, noi abbiamo attivato il centro operativo comunale sin da subito, stiamo operando con alcune funzioni, non sono tutte attive, ma sicuramente quella della sanità, dove c'è un funzionario dell'ASP e del 118. Abbiamo attivato la funzione volontariato, che era 3, abbiamo attivato la funzione 4, che è le risorse finanziarie, i magazzini e quant'altro, abbiamo attivato la funzione 7, che è la polizia municipale, e la funzione 9, che è l'assistenza alla popolazione. Chiaramente stiamo lavorando, abbiamo risposto alla città, cerchiamo di essere presenti. Ieri, per esempio, ieri sera abbiamo fatto la parte della sanificazione della città, chiaramente la faremo ogni sera fino ad arrivare al compimento di tutta la città, ma proprio tutta, da Pergusa a Verna d'Alta, e stiamo cercando di dare risposte anche attraverso la funzione sanitaria a chi telefona per quanto riguarda la quarantena o il ritorno alla normalità dopo la quarantena, e diamo risposte anche ai cittadini che hanno bisogno della spesa piuttosto che il taxi farmaco. Come l'avete trovata la gente in questi giorni? Sono preoccupati? Ma la gente è diciamo che è impaurita. Più che preoccupata, mi pare impaurita. Devo dire che noi siamo forse un'isola felice rispetto a quello che vediamo in televisione, a quello che sta succedendo in altri territori, ma questo non può farci abbassare la guardia. Io continuo a fare l'appello da diversi giorni, lo faccio anche tramite il vostro sito, la vostra web. Chiedo alla gente di darci una mano. Restate a casa. Non è un gioco. Restate a casa.